All'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, nel reparto di ostetricia e ginecologia, sono stati attivati 16 nuovi posti letto per le patologie benigne di tipo ginecologico che si vanno ad aggiungere ai 44 già operativi. Un reparto per quel che riguarda l'accoglienza dotato di ogni comfort e che contribuirà a ridurre anche le liste d'attesa. Questo reparto è un reparto importante perché 16, cioè chiudiamo quello che io definisco il polo sanitario al femminile, perché in questo reparto sono 16 posti in più, dedicati alcuni all'IVG, che è un problema, sappiamo, noto in tutta Italia, ma che questo ospedale ha perfettamente raggiunto nel rispetto dei diritti delle donne, nel rispetto dell'autonomia di scelta, un valore fondamentale al quale questa sanità ovviamente rispetta e si attiene. In più un polo al femminile, perché qui alcuni posti letto saranno, c'è cioè un doppio valore aggiunto, perché alcuni posti letto saranno dedicati alla chirurgia senologica, in modo tale che c'è un percorso rosa nella sua interezza e ci consentirà anche di liberare spazi altrove per abbattere le liste d'attesa, ad esempio per quanto riguarda l'urologia. Sui muri del reparto, inoltre, ci sono i doni e le riconoscenze delle pazienti che sono state trattate da un punto di vista oncologico nel corso di questi anni e dal 2016 ad oggi gli interventi eseguiti, ha sottolineato il direttore dell'unità operativa complessa, il professor Michele Morelli, sono stati quasi 1.000. Hanno contribuito comunque a una riduzione della migrazione sanitaria per patologie complesse come il tumore ovarico. Siamo stati riconosciuti come centro di eccellenza per il trattamento del tumore ovarico, anche grazie, questo lo dirò sempre, lo sottolineerò sempre, a una assistenza multidisciplinare chirurgica, perché ora stiamo parlando della ginecologia, ma l'azienda ospedaliera di Cosenza è caratterizzata da profili chirurgici elevatissimi che ci permettono, ci consentono di trattare patologie così complesse come il tumore ovarico in assoluta sicurezza e in assoluta equiparazione clinica ai grandi centri italiani.